Ciao, vi avevo promesso che vi avrei fatto un saluto anche oggi. Sono venuta a prendere una persona. Ha piovuto, adesso non piove più. Tutto brutto, nero, fa anche freddo. Com'è il tempo lì? Però ci sono tantissimi uccellini. Adoro. Nulla, volevo dirvi una cosa. Riprendo il discorso che avevo cominciato ieri, riguardo il presunto casting. Ammesso e non concesso che abbia fatto questa selezione, avete visto la furbona com'è cambiata? Ieri, infatti, nel video avevo detto che è un programma serio, si informa, sa chi, se ci sono ospiti, se deve fare un casting, se deve fare una trasmissione. Cioè, sa benissimo chi mettere nel cast. Per esempio, una trasmissione che fra gli ospiti invita Vittorio Sgarbi può non mi viene la parola. Può andare incontro, può accadere che ci sia magari qualche discussione in studio, che succeda qualche scaramuccia così. Per cui, come dicevo ieri, o è una trasciata enorme, che allora cioè, lei è nel posto giusto al momento giusto, oppure si informano. La furbona, che giustamente le avranno esplicato tutto come si svolgerà, come verranno fatte le selezioni, come tutto, gli è spuntata l'aureola, avete visto? Mamma mia, mi fa male la gola. È un'aspirina solo, me la tengo per stasera prima di dormire, poi domani vado a prenderle. Gli è spuntata l'aureola. Vedete il furgoncino di Pizza Chic? Ce n'è uno qua, che siamo davanti alle poste dove si fermano i pullman, e ce n'è un'altra in centro, a 200 metri da qua, e c'è sempre la fila. Non so che pizza faccia sul furgoncino, ma e nulla, dicevo, è una santa, tutta gentile. Oggi ha fatto il video, parliamo un po', era tutta, rispondeva a quello che voleva lei, ma con un altro tono. Ieri era da camicia di forza, senza le sue pilloline, era schizzata, o ne ha prese troppe o non le ha prese ed è andata fuori di testa. Oggi invece gli hanno dato la dose massiccia, furba, ed era talmente mielosa che faceva venire il diabete anche a chi non ce l'ha. Mamma, che nervi! Sì, si spola, la dieta va. Lo sdentone ha detto sì, ci sta una volta ogni tanto qualche sgarro. Qual è la volta ogni tanto, che è ogni sera che si ingolfa? Ma come dico io e leggo in tantissimi, a me, parlo per me, non frega assolutamente niente. Cioè, se uno non riesce a fare la dieta, io lo posso capire. Cioè, è dura, cioè, invece che mangiare un piatto di pasta, mangiare due carote lesse. È troppo dura.
Ma non prendo per il culo nessuno, lo dico, non ci riesco, non ci riesco. Ma non prendo per il culo le persone. Sì, sto dimagrendo, tutti lo vedono, ma che cavolo stai dimagrendo? Ma neanche le unghie ti si stanno ritirando. Le braccia, sì, è rotto la piega. Non è che ha detto che ha le braccia che gli arrivano sotto le tette ormai perché l'ala delle braccia gli arriva sotto le tette. No, ha detto che le braccia fanno schifo perché hanno la piega. Ma quale piega che ormai ti stanno... Non sei realista, non sei... Cioè, fai più schifo quando fai come oggi che quando fai la psicopatica. Perché quando fai la psicopatica sei te stessa. Quando fai la finta, la fintona, la falsa come oggi, che poi hai bloccato, cioè io sono perennemente bloccata senza mai essere stata mai iscritta, ma sono perennemente bloccata. E invece avevi detto che facevi parlare tutti purché non offendesse, cioè se non avessero offeso, è giusto, questo è giusto. Perché se io avessi avuto la possibilità di parlare, certamente non avrei offeso. Ti avrei fatto delle domande e avrei visto che e avrei visto come rispondevi. Invece no. Vabbè, io l'ho detto ieri, nel tuo DNA è scritto falsa, forever. Sai quel il simbolo dell'infinito che di solito i fidanzati si regalano? Ecco, tu ce l'hai nel DNA. È così. Ho fatto la pausa per guardare il paesaggio. Penso che tante volte voi siete qua e, e guardate insieme a me. E cosa volevo dire? Riguardo all'intervento di... Penso sia Bambolona, perché non so se era lei con la maschera. Avrei voluto intervenire per dire, lei diceva che gli dispiace che Chiara e... Aspetta che questo deve parcheggiare, penso qua. Io mi rito... Sì, che Chiara e Davide devono ogni volta giustificarsi. Ma allora potevi dirlo subito che la mettevi là, no? Ogni volta hanno il terrore a dire le cose perché la gente non gli crede e devono giustificarsi. Ma ti sei fatta? Cioè, fatta o fatto, io no, per carità di Dio non voglio, so che si chiama bambolona, ma non, vabbè, ti sei fatto una domanda, ti sei dato una risposta, perché succede questo? Io posso capire l'amicizia, quando cioè, si è amici di qualcuno si tenta in tutti i modi di proteggerlo, di difenderlo, di difendere l'amicizia. Ma ci sono casi in cui una persona è indifendibile. Se sono arrivati al punto di non essere creduti, il motivo c'è. Si dice che quando uno racconta troppe bugie, un bugiardo, neanche quando dice la più pura delle verità viene creduto. Ma è normale che sia così. È normale che sia così. Anche per le cazzate, per le minime cazzate mentono. Cioè, si comprano le schifezze da mangiare. E buon'anima della nonnina era sempre lei. Lei faceva gli aperitivi, le patatine, gli yogurt, i crodini, gli commissionava tutto, povera nonnina. Adesso, poi hanno cominciato con Malika e Dennis. Adesso però perlomeno la suocera ogni tanto le lancia le frecce e arrivano a segno. Perché ha detto alla Nutella è bandita
E la suocera ha detto: sì, ma si comprano altre schifezze per mangiare. E la mongolfiera: ah, tu sei le prime mangiarle. Sì, e tu con lei, in prima linea con lei. Come quella volta che aveva mangiato le brioche e la suocera giustamente ha detto: no, le hai mangiate tu, le hai finite tu. E lei diceva: no, le hai mangiate tu, e faceva finta che era uno scherzo. Invece la suocera era seria. Le mangi tu che... Cioè, come fai a dire alla gente che sei a dieta? E poi una cosa, non capisci che ti prendevano tutti per il culo? Non capisci che quella ragazza che ti ha scritto si vede che sei dimagrita? E tu gli hai detto: ah, ormai non dico più niente perché non ci credono, se ci credete bene lo so che si vede. Ma ti prendeva per il culo? Ma io non lo so. È come se dicessero a me: cavolo, guardano, io non ti darei, guarda, massimo 16 anni. Grazie. Cioè, ma una presa per il culo. Ma no. Ma oggi è con quell'aura, parliamo tutta dolce, tutta... doveva... Ditemi se volete ancora i video spesa, ma quali video spesa che fate solo video spesa, video Primark e mukbang e tu ogni una volta alla settimana i video buasta. Cioè che... E tutte quelle che ti chiedevano i video ASMR come un pesce, sai un pesce che non riesci a prenderlo perché ti sguizza via dalle mani e tu eri uguale. Come un'anguilla, un serpente. Sguizzavi via di qua e di là per non rispondere. Ah sì, arriveranno tutti insieme. A raffica li fa. Non hai risposto, non hai detto sì, sono un'asina. Eh sì, sono una bugiarda, dico che li pubblico. Iscrivetevi al canale ASMR, ma per fare cosa? Per fare numero? Ah, Dio mio. E poi si chiede: ma come mai erano 15.000 e adesso sono scesi? Ma te la do io la risposta. Primo perché credo che la gente si sia fracassata ai maroni, che ogni volta è ignoranti e burloni. Adesso ho imparato anche lo sdentolo. Burloni. Ma i burloni siete voi pagliacci. Siete voi pagliacci. La gente non è burlona, la gente scrive quello che pensa. La gente scrive quello che voi trasmettete a loro. La gente scrive quello che vede. Siete voi burloni pagliacci, non noi. Dovete collegare la lingua al cervello, la bocca al cervello. Ma parla uno che non sa neanche leggere e scrivere. Non sa neanche leggere e scrivere. Deve avere il supporto dell'insegnante di sostegno che gli è vicino per leggere i prodotti che compra. E tutti gli chiedevano della plastica. Ha detto sì, ma lo facciamo solo per comodità finché non arriva la lavastoviglie. Vergognosa! Vergognati per lavare, siete in quattro piatti. Vergognati, non fai un cavolo dalla mattina alla sera. Volevo dire un'altra cosa. Non fai un cavolo dalla mattina alla sera. Per lavare quattro piatti usi quelli di plastica finché non ti arriva la lavastoviglie. E poi potrei continuare all'infinito con i motivi, quando dice: siete invidiosi, ma invidiosi di cosa? Di un analfabeta che non sa mangiare, non sa parlare, non sa leggere? Cioè, mangia peggio veramente di un animale, gli cade la roba dalla bocca, il vomito. Il vomito. La nonnina, quando l'ha inquadrata quell'altra che era in ospedale, mangiava da signora? Era inferma, 90 e passa anni. E tu a 40 anni...
Cioè, ti cade di tutto dalla bocca, mangi con la bocca aperta, ti cade il cibo da... Ma che schifo. Io lavoro, siete invidiosi di cosa ancora? Di cosa? Della Miss Italia che hai accanto? Della super figona che hai accanto? Una donna tutta ad un pezzo? Integra, una donna di una moralità indiscussa? Eh? Di cosa? Ah, già, ma l'avete spiegato, l'ha spiegato il troglodita. Ha detto che siamo invidiosi perché cioè lui fa un lavoro che non si deve alzare alle 8 della mattina, infatti lui si alza alle 9:10 e la balena spiaggiata si alza verso le 11 così, perché poi si alza con i capelli libera e bella, li scuote libera e bella, stanno crescendo, ma veramente cioè, credo che non esiste in commercio quello che prendi tu. Mi potresti scrivere in privato e dirmi cosa prendi, perché vorrei anch'io guardarmi e vedermi come ti vedi tu. Veramente, vorrei vedere il mondo con gli occhi tuoi. Ecco, siamo invidiosi di quello, siamo invidiosi della vita agiata, lussuosa, che fanno? Fanno le vacanze in treno con gli ombrelloni dietro, per carità. Però ripeto, cioè io per le farei anche a piedi, in bici per andare, cioè se non è che sia la fine del mondo a fare una vacanza, non è che ci vuole la Ferrari, però partiamo sempre dal discorso che non è che la gente critica perché vanno in treno con l'ombrellone, criticano il fatto che manca solo che fanno i volantini da distribuire per la piazza, che vanno in ferie in un locale lussuoso, in un albergo 5 stelle elite, e invece no, vai in una balera, in un albergo 3 stelle, per carità di Dio, ripeto, cioè, grazie, cioè, grazie. Ma la gente non critica l'albergo, non critica quello che mangi, non critica il treno, critica te che sei falsa. Non mi stancherò mai di dirlo. Però voi ci marciate perché allora per difendervi ci attaccano di qua e di là, se andiamo di qua. E le foto non erano photoshoppate, quella è la tua schiena. Sei così, sei larga. Perché per quanto le abbiano photoshoppate, cioè non è che ti hanno allargato, hanno solo avvicinato, penso, l'obiettivo per farti vedere meglio, ma sei tu? Adesso si sposa, vuole l'abito principesco, la principessa, con la E larga, la principessa, principessa, Ti metteranno il supplemento tessuto perché per farti l'abito da principessa tutta la circonferenza si fa prima a saltarti che a girarti intorno. Però penso che quando entri in chiesa dovranno aprire tutte e due le porte, perché quando entra una sposa normale con una solo no, non ci passerai. E beh. Sarà un matrimonio, ha detto alla Ferragni? Ah beh, oh. Di un'eleganza super. Poi se faranno il filmino anche del pranzo, tu che ridi come Crudelia De Monche, mamma mia, la risata tua. E lui che mangia invece come Bracco Baldo Show. Hai
Almeno non fate le portate con piatti brodosi, tipo con tante salse, perché si sbrodola. Perché si sbrodola? Perché si sbrodola? Almeno con i piatti solidi, con portate solide, cioè il biascicare con la bocca, vabbè, toglieranno l'audio, ma almeno non gli cade la bava. È tutto qua. È tutto qua. Grazie mille dei commenti. Sapete che io vi leggo tutti a uno. Mi fate compagnia. Che ore sono? Senti, gli uccellini si sentono fino dentro in macchina. Vabbè, secondo me ci sta un'altra diluviata anche stanotte. Di qua invece no, di qua si sta rischiarando e di qua si sta innuvolando. Va bene, carissimi, spero che abbiate passato una bellissima domenica. Io l'ho passata, ah, eccolo qua, io l'ho passata all'insegna del riposo, riposo fra virgolette perché ho pulito la casa, però dico riposo perché non hai orari e l'ho fatto con calma, ogni tanto mi guardavo YouTube, però ho fatto tutto. Adesso quando torno a casa preparo la cena. Adesso vi do un grosso bacio, un saluto. È stato bello, mi avete fatto compagnia, abbiamo chiacchierato un altro po'. Prometto che ci sentiamo presto. Un bacio a tutti e ciao!